Buonasera a tutti, scusate il leggero ritardo sul mio canale Twitch, in diretta con me Marco Bazzoni e tra poco vi presenterò. Prima parto con uno scritto da lui fatto qualche tempo fa. Le chiamano morti bianche, come avvenissero senza sangue. Le chiamano morti bianche perché l'aggettivo bianco allude all'assenza di una mano direttamente responsabile dell'accaduto. Invece la mano responsabile c'è sempre, più di una. Le chiamano morti bianche, come fossero dovute alla casualità, alla fatalità, alla sfortuna. Le chiamano morti bianche, ma il dolore che fa loro da contorno potrebbe reclamare ben altra sfumatura cromatica. Le chiamano morti bianche per farle sembrare candide, immacolate, innocenti. Le chiamano morti bianche, tanto non meritano che due righe sui quotidiani, sì e no una citazione nel telegiornale. Le chiamano morti bianche per evitare che si parli di omicidi sul lavoro. Le chiamano morti bianche, bianche come il silenzio, come l'indifferenza che si portano dietro. Le chiamano morti bianche, ma non sono incidenti, dipendono dall'avidità di chi si rifiuta di rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro. Le chiamano morti bianche, un modo di dire beffardo, per delle morti che più sporche di così non possono essere. Le chiamano morti bianche, ma sono il risultato dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dove la vita non ha valore rispetto al profitto. Le chiamano morti bianche, ma sono tragedie inaccettabili per un paese che si definisce civile, che non può permettersi di avere tutte queste morti sul lavoro. Le chiamano morti bianche, ma in realtà sono nere, non solo perché ogni morte è nera, ma perché spesso, quasi sempre, le vittime non risultano nemmeno nei libri paga dei loro padroni, padroni della loro vita e della loro morte. Le chiamano morti bianche, ma sono un'emergenza nazionale. Anche se c'è chi dice che sono in calo, senza rendersi conto che i dati sulle morti sul lavoro sono fortemente sottostimati e che se c'è calo è dovuto principalmente alla crisi economica. Le chiamano morti bianche, un eufemismo che andrebbe abolito, perché è un insulto ai familiari e alle vittime del lavoro. Le chiamano morti bianche, ma quanto tempo passerà ancora perché vengano chiamate con il loro vero nome? Questo è uno scritto di Marco Bazzoni che abbiamo in diretta. Ciao Marco, innanzitutto. Ciao Stefano e buonasera a tutti. Marco è abitante a Barberino Tavarnelle, luogo che conosco, in cui ho abitato tantissimi anni. Non ha parenti morti, diciamo, sul lavoro, però è uno dei pochissimi in giro che si occupa di dare un supporto morale e di qualsiasi altro tipo possibile per una persona, per un operaio metalmeccanico come lui, offrendosi per alleviare, diciamo, il dolore dei familiari delle persone che purtroppo muoiono sul lavoro. Ecco, Marco, le chiamano morti bianche, dicevamo prima, ma quando è che le chiameranno con il loro vero nome e qual è il loro vero nome? Io me lo sto domandando da diversi anni, perché cioè, morti, cioè, io sento molto spesso quando muoiono lavoratori su mezzi di informazione esce sempre morti bianche o anche, a volte anche peggio, tragiche fatalità. Tanto va detto che quando muore un lavoratore c'è sempre un responsabile, sempre. Cioè, e usare questi termini che cercano di sminuire queste morti, sinceramente lo trovo un modo ipocrita. Un modo insomma che non rende neanche giustizia a quei lavoratori che non ci sono più. Cioè, negli anni 60 queste morti le chiamavano omicidi sul lavoro. È vero che è un termine forte, ma solamente più realistico della presa in giro morti bianche, che è usato molto spesso da mezzi di informazione, ma non solo da loro, anche dalla politica a volte. Senti, cos'è che ti ha spinto, che ti spinge ad occuparti, di morti sul lavoro? Ma io ti dirò Stefano, intanto io sono rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'azienda dove lavoro dal 2003, quindi da 18 anni. E io insomma poi feci il corso obbligatorio come rappresentante dei lavoratori e poi iniziai un po' a documentarmi, a formarmi. Vedevo che nonostante ci fosse tutti questi morti sul lavoro, a parte se ne parlava poco e poi si faceva le cosiddette lacrime di coccodrillo, bisogna aumentare i controlli, bisogna aumentare le pene, c'è
ci vuole più cultura della sicurezza. Fatto sta che poi chi diceva queste parole erano quelli che dovevano, insomma, cambiarle, cioè far rispettare queste leggi, perché io sono fabbrica, io lavoro in fabbrica, ma le leggi le fa la politica, non le faccio io, capito? E vedevo che nonostante tutto, nonostante le stesse parole, non cambiava nulla. E io iniziai un po' a scrivere a mezzi di informazione per vedere di sensibilizzarli, perché anche mezzi di informazione a livello di sensibilità c'è qualcheduno un po' più sensibile e qualcheduno un po' meno, mettiamola così. E Per iniziai quanto tempo, Marco, più o meno? dal 2006. Ok. Quindi sono 15 anni, ecco, non è poco. E diciamo inizialmente non mi fidavano neanche in considerazione, come ovvio che sia. Ecco, e poi con il tempo, con la perseveranza, piano piano, ma hanno visto che non ero solo un rompiscatole, ma ero anche una persona preparata, una persona, insomma, che si dava da fare. Allora piano piano hanno iniziato, ne so, a pubblicarmi qualcosa, a intervistarmi. Insomma, avevano visto, insomma, che ero un interlocutore adatto, cioè, insomma, diciamo così. E vedevo anche che c'era più che altro anche diciamo, la solitudine dei familiari. Cioè, probabilmente quando perdi un proprio caro che è morto sul lavoro, molto spesso ti trovi abbandonato da tutti, con anche vicende burocratiche da risolvere, tipo avere una rendita dall'INAIL. L'INAIL, voglio ricordare, è l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro i Infortuni e le Malattie Professionali, e a volte ci si trova invischiati in queste vicende burocratiche. Non solo a volte non si riesce a avere giustizia, no, no, a volte, diciamo, spesso non si riesce a avere giustizia nei tribunali per il proprio caro morto sul lavoro, ma a volte non si riesce neanche a avere l'indennizzo da parte dell'INAIL, o a volte passa del tempo, o a volte manca documentazione. Insomma, è complicata la cosa. Quanti sono stati negli ultimi anni gli incidenti, con i morti sul lavoro? Allora, io tanto ti dico gli ultimi 2 anni. Allora, tanto va detto una cosa, che l'INAIL, che ho spiegato cos'è, considera come morti sul lavoro solo i suoi assicurati. Quindi ovviamente chi lavora in nero o in grigio, quello non Non. va a finire in quei dati, no? E va detto che quando si sente su mezzi di informazione, c'è stato, che ne so, per dire, nell'anno 2020 c'è stato 1270 morti sul lavoro, non sono 1270 morti sul lavoro per l'INAIL, sono 1270 denunce di infortunio mortale. Poi vanno tutte protocollate, valutate, e bisogna vedere se per loro sono morti sul lavoro o no. Di solito poco più della metà delle denunce di infortunio mortale vengono considerate come infortunio mortale sul lavoro dall'INAIL. Io Quindi sono il doppio più o meno alla fine. sì, perché no? Molto spesso non vengono riconosciute perché o manca documentazione, o quel lavoratore, Certo. che ne so, è morto sulla strada, quindi non viene riconosciuto l'infortunio in itinere, o non era assicurata l'INAIL. Insomma, cioè, io mi ricordo che nel 2016, visto che vedevo che c'era sempre 400-500 denunce di infortunio mortale, non venivano riconosciute, scrissi all'INAIL, e l'INAIL Certo. ovviamente non mi rispose. E allora presi carta, preso carta e penna, diciamo, scrissi tramite computer, scrissi al Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica Mattarella, praticamente tramite il suo segretario, la segreteria del presidente, scrisse all'INAI, mettendomi me in copia, in cui diceva all'INAI di rispondermi. Cioè, e guarda caso, quando scrisse il presidente, mi risposero. Ecco, che sembra assurdo. No, no, Cioè, ci scrivo, credo. no, ecco, e mi rispose il direttore centrale delle prestazioni INAIL, in cui mi spiegava questa cosa. Insomma, era un po' infastidito, perché giustamente se ti scrive Bazzoni è un conto, se ti scrive la Presidenza della Repubblica è un altro, no? Ecco. Quindi diciamo che nel 2020 ce ne sta 1270 denunce di infortuni mortali. Nei primi 3 mesi dell'anno, Sì. perché l'INAIL
cioè, i dati INAIL sono 185 denunce di infortunio mortale, che non sono poche. No, Ecco, che non niente. sono poche. Senti, è vero che contatti i familiari delle vittime per dargli supporto morale, per fargli sentire la tua vicinanza? Sì, quando ci riesco, perché non sempre è facile, perché molto spesso mi trovo davanti, diciamo, a un muro, perché capisci bene che quando si perde un proprio caro non si ha voglia di parlare con nessuno. C'è chi si chiude a riccio, non ha voglia di parlare, c'è chi cerca di combattere e di far sì che la morte del proprio caro non passi nell'indifferenza, perché molto spesso non se ne parla. Negli anni ho aiutato tanti familiari, ora non te li sto a citare tutti perché insomma, Certo. perché poi se no si rischia di ricordarne uno e non ricordare quell'altro perché non mi sembra corretto. Certo. E diciamo che molto spesso queste famiglie non sanno neanche come cosa fare perché. Molto, allora, ti muore un proprio caro, la rendita dall'INAIL non è automatica. La rendita vitalizia dall'INAIL e te devi fare denuncia perché sennò non ti viene riconosciuta in automatico. E già lì ti ritrovi in vicende burocratiche incredibili. Poi dopo c'è il processo della morte del proprio caro che molto spesso passano anni, anni perché si arrivi a sentenza e molto spesso il reato va in prescrizione, che è una cosa assurda. Cioè, addirittura è una beffa, perché cioè, non solo hai perso un figlio, un marito, cioè una cioè, non solo hai perso un proprio caro, ma non hai avuto neanche giustizia, che è la cosa peggio, è la cosa proprio peggio. Io quando posso riesco a contattarmi con questi familiari o tramite Facebook, o magari un articolo di giornale, riesco a contattarli tramite la redazione di un giornale quando mi girano in contatto. Ci provo, perché non è sempre facile, Stefano. Ci Certo. provo, perché io almeno l'impegno ce lo metto. Senti, mi parli della legge salva manager, perché tu hai avuto un ruolo importantissimo in quel caso con la tua petizione. Ricordo la Sì. legge salva manager e la norma che deresponsabilizzava i datori di lavoro in caso di incidente. Sì, ora partiamo da un passo, facciamo un passo indietro. Allora, praticamente nel 2009 c'era al governo Berlusconi. Come ministro del lavoro, non so se te lo ricordi, c'era un certo Maurizio Sacconi che aveva, aveva fatto un decreto correttivo che al testo unico per la sicurezza sul lavoro, che è la legge su cui si basa la sicurezza sul lavoro in Italia, che era stato fatto dall'ex governo Prodi, diciamo a governo caduto, e era stato approvato nel 9 d'aprile del 2008. E praticamente aveva fatto questo decreto correttivo che deresponsabilizzava i datori di lavoro e diciamo, dimezzava le sanzioni ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, da volte sostituiva l'arresto con l'ammenda, insomma, delle cose un po' non tanto carine. E allora io che feci? Provai, insomma, a vedere se potevo fare qualcosa a livello in Italia, però in Italia non era possibile perché io come cittadino non posso fare un ricorso alla consulta, cioè lo può fare solo un'associazione, quindi io come privato non lo posso fare. Cioè potrebbe essere fatto se fosse fatto un ricorso da un magistrato, che ne so, io porto, che ne so. Questa violazione va a finire in un processo, allora il magistrato fa un ricorso alla consulta, allora in quel caso lì sì, ma se no io come privato non potevo fare nulla, allora ho detto ma vediamo, troviamo un'altra strada. E ho provato a vedere, ho detto ma proviamo, forse tramite la Commissione europea forse è possibile. Allora con una mia amica ingegnere, Marco Spezza, si è buttato giù una denuncia di 9 pagine e si è mandata alla Commissione europea. La Commissione europea era, diciamo, era il settembre del 2009. Insomma, loro ci hanno messo, diciamo, l'hanno protocollata subito, poi ci hanno messo diversi mesi per esaminarla, perché, insomma, sai,
io avevo messo cosa diceva la legge italiana, cosa diceva l'Europa e secondo me dove era la violazione. Dopo vari scambi fra me e la Commissione europea nel novembre del 2010 si è convinta che secondo loro c'era una possibile violazione di varie norme. Praticamente l'Italia, diciamo, secondo loro no, non aveva recepito bene la direttiva europea. E ora ti dirò, la direttiva europea su cui si basa, insomma, la sicurezza sul lavoro, non solo in Italia, ma a livello europeo, è la direttiva europea quadro 89/CEE. 89/6, sì. E insomma, mi scrissero allo Stato italiano, scrissero allo Stato italiano chiedendogli informazioni aggiuntive, e lo Stato italiano gliele mandò, però non si sono convinti. Allora, poi nel 30 di settembre del 2011 aprirono la prima procedura d'infrazione. Una procedura d'infrazione in cui gli davano 2 mesi di tempo per rispondere a tutte le questioni che io avevo proposto. Diciamo, e poi rispondendogli, parecchie questioni sono state chiuse, ne erano rimaste aperte due, che una era la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega, la famosa salva manager che fu, insomma, se tu te la ricordi, fu tirata fuori quando ci fu la strage della ThyssenKrupp e il processo della ThyssenKrupp, in cui si rischiava con questa legge che i responsabili non fossero condannati. Poi, insomma, non è andata così, per fortuna, anche se sono a piede libero ancora. Insomma, rimase in piedi questa questione qui, e un'altra questione che è la proroga del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per imprese già esistenti. Cioè, se io ho un'impresa nuova e fa delle modifiche, devo rifare il documento di valutazione dei rischi. Insomma, di queste questioni qui, poi la denuncia è andata avanti per anni, fino al 2014, quando purtroppo sulla deresponsabilizzazione del datore di lavoro non sono, cioè lo Stato italiano è riuscito a convincerli. E l'hanno cassata, l'hanno chiusa, l'hanno abrogata. È rimasta avanti solo la proroga di aumento di valutazione dei rischi per le nuove imprese. E lì, lo Stato italiano gli ho fatto girare parecchio le scatole, perché a quel punto lì sono stati costretti a modificare la legge. Cioè, non solo l'Europa ha chiesto la modifica della legge, ma fino a quando loro non hanno fatto la legge non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la denuncia è rimasta aperta, perché se no loro non si fidano, no? Ma è giustamente, no? Perché io dici, guarda, no, ho fatto già la proposta. Sì, a non ce ne importa nulla della proposta. Quando hai detto l'hai approvata in Parlamento, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è stata firmata dal Presidente della Repubblica, è legge, allora va bene, si chiude, se no fino allora per non rimane aperta. E quella, diciamo, è la prima denuncia. La seconda, che è del 2014, c'era al governo Enrico Letta, e era praticamente, c'era una violazione, abbiamo fatto il decreto del fare, c'era una violazione per quanto riguarda, dava la direttiva europea per i cantieri, ora non mi pare la direttiva 92/57 CE, insomma, sono numeri che ecco, cioè, può per dirli, ma Ok, sono non ti preoccupare. italiano giusto, ecco. Insomma, quella lì, anche quella lì, su quella lì, diciamo che quella me la fu esaminata molto rapidamente, e mi pare nel 2000, fine 2015, lo Stato italiano aveva già modificato la legge per recepirla. Diciamo, gli ho dato parecchio lavoro da fare. Ho capito. Bene. Senti, ma qual è il ruolo della prevenzione, visto che i morti sul lavoro sono sempre di più? Il ruolo della prevenzione, Stefano, cioè io lo vado dicendo da anni qui, ci sono pochi controlli, ma non è, cioè, non è retorica, è purtroppo la realtà, perché non c'è abbastanza personale. Cioè, tu sai che i controlli per la sicurezza li fanno, nella maggior parte dei casi, i tecnici della prevenzione delle ASD, e i tecnici della prevenzione delle ASD dipendono dalle regioni. E sono il personale ispettivo delle ASD è molto poco,
Qui si stima, diciamo, a fronte di circa 4 milioni di aziende, che ci siano circa 2.000 tecnici della prevenzione in Italia. È stato stimato se dovessero controllare tutte le aziende che ci sono in Italia, ogni azienda riceverebbe un controllo ogni 15-20 anni, che è una cosa, insomma, allucinante. Ecco, quindi capisci bene, no? E poi, oltre a questi, insomma, ci sono anche gli ispettori del lavoro che però fanno controlli per la sicurezza solo per quanto riguarda la regolarità contributiva, ovviamente, e per quanto riguarda i controlli nei cantieri, per la sicurezza nei cantieri, poi non Certo. possano controllare altro. Cioè, per dire se dovessero andare in un'azienda a controllare la sicurezza, un'azienda privata dovrebbero riavvertire le ASL territorialmente competenti. Non possano, ecco. E diciamo che qui da anni si parla di aumentare i controlli. Io tutte le volte muore il lavoratore, si dice di aumentare i controlli e poi non si fa mai nulla. Cioè, io vorrei anche da parte della politica, anche da parte del governo, che si facesse qualcosa di più. È vero che c'è l'emergenza Covid che ci si porta dietro da più di un anno, però anche le morti sul lavoro sono emergenza. Anzi, forse sono a primi posti, però questo non si ricorda mai. Ecco. Hai dato un'idea abbastanza chiara su quelli che potevano essere i miei dubbi. Allora, io volevo mandare in onda ora un video che è di una decina d'anni fa, se non sbaglio, Marco. 10 anni fa avevo anche capello in più. Avevo Per 37 anni, tra l'altro. far rendere un'idea a chi ci segue di quello che sei e sei stato, più che altro. Ok. Mi chiamo Marco Bazzoni, ho 37 anni, sono un operaio metalmeccanico, lavoro in un'azienda nel settore enologico. Nel 2003 sono stato eletto rappresentante del lavoratore per la sicurezza della mia azienda, cioè colui che deve rappresentare i lavoratori su tutte le questioni che attengono la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda. Ero stato messo lì, dice tanto questo lì non è formato, non è che ci dice che ci capisce. Abbiamo un diploma di tecnoelettronico, con la sicurezza sul lavoro non è che c'entri nulla. Formazione per la sicurezza io la facevo dopo lavoro, mi mettevo al computer e iniziavo a informarmi un attimino sulla sicurezza. Sentivo una mancanza da parte dei media, ma soprattutto da parte della politica. C'era tanti infortuni, c'era tanti morti sul lavoro e nessuno faceva nulla perché si fermassero. Diciamo, è stata una sensibilità mia, cioè, per incidere un pochino, per vedere se riuscivo a incidere, a dare un contributo. All'inizio mi ignoravano, diciamo che io scrivevo, però mi dice chi è questo qui, che cosa vuole, insomma, non è che mi ascoltassero più di tanto. Io non è che mi sono fermato al primo no, dopo 2 anni e mezzo, 3, i giornalisti mi hanno iniziato a pubblicare, qualche giornale mi ha anche intervistato, tipo Repubblica, tipo La Stampa. E che lui appunto riesce a smuovere dei meccanismi che un po' uno si chiede com'è che non si smuovono da soli, ecco. Sapendo come ha fatto lui e di altre battaglie per altre cose, sono convinto che il massimo lo faccia sicuramente. Se Marco vuole arrivare a fare qualche cosa, spulciando a destra e a sinistra, il modo lo trova. Io penso a una certa cosa, quando aveva la macchina a garanzia, che andò a disturbare Marchionne a forza di email e cose, per farsi raccomandare la macchina. Però, hanno messo a posto la macchina. Quindi. Riesce a spulciare qualsiasi documento, qualsiasi articolo del testo unico che tu gli possa presentare davanti. Allora, questi fogli, diciamo, sono la denuncia che ho fatto sia al Parlamento europeo che alla Commissione europea. Lui mi disse che aveva scritto al Parlamento europeo, gli dissi ma che pensi di ottenere? Cioè. Ho deciso di fare questa cosa perché
il 3 agosto del 2009 il governo Berlusconi aveva fatto un decreto correttivo al testo unico per la sicurezza sul lavoro in cui lo peggiorava, in cui dimezzava le sanzioni a datori di lavoro, a dirigenti, a preposti e in cui deresponsabilizzava il datore di lavoro. Quando ho visto che i sindacati, la politica uguale, le istituzioni uguale, allora ho detto voglio provare a vedere se riesco a incidere io. Prima ho iniziato a informarmi per capire come fa questa denuncia, perché si è buttato giù una bozza in cui si spiegava cosa diceva la legge italiana, cosa diceva l'Europa sulla sicurezza, e si è buttato giù una denuncia di 9 pagine. Bisogna essere, diciamo, insistenti per farsi ascoltare dall'Europa, perché se uno pensa di inviargli un'email e che loro ti rispondano, cioè, ecco, è che aspetta parecchio tempo. E invece gli ha risposto, gli ha dato anche ragione, credo, quindi una cosa incredibile. Mi hanno risposto che erano intenzionati a aprire una procedura di infrazione contro l'Italia. La cosa ancora, cioè, non è partita, perché le autorità italiane hanno mandato una nota informativa aggiuntiva, quindi loro stanno esaminando questa nota informativa aggiuntiva. Io avrei preferito che una denuncia del genere partisse non da me, partisse da un sindacato o da un partito politico. Purtroppo questo non è avvenuto. Quando succedono queste cose, le istituzioni, le persone che ti stanno intorno ti lasciano. La mia ancora di salvezza è stato Marco. Mi ha dato tanta forza di andare avanti. Mi sento un po' un Don Chisciotte, quello sicuramente sì. La Commissione europea ha preso molto sul serio la denuncia di questo operaio con un diploma da perito e entro l'anno deciderà se sanzionare l'Italia per aver disatteso le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro. Diciamo che questo video un po' ti rende giustizia, Marco, per quello che fai. Certo, sì, no, fu una bella cosa, perché mi... Diciamo, ora te la racconto perché non so se tu sai, veramente mi contattò Rai 2, cui diceva, no, c'era questo programma, si chiamava I Nuovi Mille, in cui loro ogni settimana intervistavano un lavoratore, insomma, una persona che si era distinta, no, per cose importanti, insomma, e venirono qui a Tavarnelle, ma diverse volte prima di che il video fosse pronto, quindi insomma è stata, no, una bella cosa, secondo me. Certo. Ho letto, hai detto che le leggi esistono ma mancano i decreti attuativi. Quanto è importante ed è importante il ruolo della politica? Allora, il ruolo della politica è molto importante, perché capisci bene che le leggi le fanno loro, quindi è giusto, e poi le devono anche rispettare. Noi abbiamo un decreto per la sicurezza sul lavoro, il decreto legislativo 81/2008, che nonostante siano passati 13 anni ancora mancano una ventina di decreti attuativi, e tu sai bene se una legge manca un decreto attuativo non la puoi attuare, no? Ecco, quindi e mi ricordo qualche anno fa erano 32, quindi qualche cosa è migliorata, però insomma con i tempi italiani, no? Che sono biblici molto spesso. E io, insomma, come ho detto quando c'era il governo Conte, lo ridico ora che c'è il governo Draghi, e cioè, vorrei intanto più sensibilità su queste tragedie, anche da parte della politica, vorrei che chi ci si occupasse di più di quello che succede, degli infortuni, delle morti sul lavoro, delle malattie professionali, perché qui, quando se ne parla di morti sul lavoro, perché basta aprire un TG, il 29 ne è morti 3 di lavoratori. Ora io non mi ricordo se a mezzo su TG io non ho visto poco o nulla. Ma oltre a parlarne, vorrei che la politica facesse fatti. Ecco, non basta parole. Ecco, ci vogliono fatti. Perché molto, anche quando muore un lavoratore, molto spesso si parla di numeri, no? Ma non sono numeri, sono persone che avevano degli affetti, avevano degli hobby,
avevano una vita. Quindi, ecco, cioè, io mi concentro sulle persone, non sui numeri, perché parlare solo della fredda statistica, insomma, mi pare ingeneroso e brutto. Ecco, cioè non rende giustizia a queste persone, non ci sono più. Sì, quando si usa la statistica, il ruolo della vita, viene quasi come calpestato, cioè a volte si usa anche a sproposito questi numeri ed è veramente fastidioso. Io, guarda, Stefano, cerco nei limiti del possibile di parlare delle persone e non dei numeri. Ovvio che ogni tanto bisogna dare anche numeri, ma se qualcuno si concentra in modo proprio incredibile solo su numeri, cioè quando parli solo di numeri poi le persone non esistono più, cioè sembra quasi, no? Cioè, diventa solo la statistica, no? È una cosa, insomma, brutta, cioè Oppure proprio il da... numero per fare l'effetto notizia, la novità, e questo è ancora più brutto perché insomma si cerca di sfruttare una tragedia per fini di audience addirittura, quindi lasciamo perdere. Senti, ora mi è venuto in mente, una volta c'è stato un politico che ha fatto una battuta non proprio felicissima e te non l'ha presa bene. Era l'onorevole San Nicandro, giusto? Sì, allora era agosto del 2016 e io da mezza informazione, insomma, vado a vedere questo video e leggo questa frase: non siamo lavoratori subordinati dell'ultima categoria dei metalmeccanici. L'avesse detto un metalmeccanico, ecco, Zitto. forse non avrei detto nulla, no? Ma visto l'aveva detto un politico, l'aveva detto un senatore della Repubblica, insomma, e non, cioè, a me mi ha indignato molto questa frase qui, perché tu sai bene che tra la paga sua e la paga mia ce ne corre anche il giorno e la notte. E allora che ho fatto io? Mi ricordo, era Ferragosto, quindi non mi ricordo se era Ferragosto, butta giù una lettera. E la manda a Mentana. Ma mai mi sarei aspettato che Mentana prendeva questa lettera e la pubblicava sulla sua bacheca Facebook. Se capisci bene, non è la bacheca Facebook di Mentana, non è la bacheca Facebook mia. Ecco, quindi quella lettera lì fu vista dal TG3, fu vista dal Fatto Quotidiano, fu vista da diversi e fu ripresa. E successe che dopo, mi pare, il 16 mi chiama Rai 3, diciamo: Bazzoni, lei domani deve essere a Saxa Lubra, noi la vogliamo in diretta. Boh, vabbè, tra l'altro ero in ferie, quindi cioè, non avevo problemi, no? E quindi, insomma, presi il treno, insomma, cioè, perché poi devi andare, non puoi arrivare la mattina, perché ti spiego, era alle 9 di mattina. E io sono dovuto partire il giorno prima, la sera stessa, per il giorno dopo, perché poi ti de deve andare lì, ti devono truccare, ti devono microfonare, insomma, ecco, diciamo stare. Ecco. Quindi, diciamo che in diretta ci doveva essere solo io, perché l'onorevole San Nicandro è pugliese, a Bari, lui si sarebbe collegato da laggiù. Poi, quando seppe che io ero in diretta lì, e venne anche lui. Venne anche lui, quindi sempre, diciamo, il confronto sempre in diretta. E insomma, fu un confronto facile, perché lui era molto incazzato, te lo dico molto, molto sinceramente. Io idem. E insomma, poi parlandone, insomma, io a un certo punto mi arrabbiai anche lì un pochino. La giornalista poi giustamente glielo disse: onorevole, lei, insomma, ha fatto un errore, insomma, si deve scusare con Bazzoni e con tutti i metalmeccanici, più che altro. Insomma, poi lui, diciamo, la capì e insomma, si scusò e poi ci siamo date anche la mano. Tra l'altro siamo anche in contatto, insomma, non è che, insomma, siamo anche amici, insomma, che poi dopo ci portarono in stazione, si ragionò, insomma, cioè, finì bene, non è finita male, capito? Certo, Insomma, certo. tra l'altro, te sai che io nel 2016 ho ricevuto anche il premio Passignano dal comune di Tavarnelle, no? E
E l'onorevole fu anche invitato lì, cioè fu anche invitato, venne a Tavarnelle, dalla Puglia, venne a Tavarnelle addirittura, insomma, fu invitato, parlò, insomma, per lui fu una bella cosa, cioè anche per me, insomma, io ero contento. Certamente, Insomma, certo. se ti fa piacere, se vengo, senti un attimo il comune se sono d'accordo, no? Insomma, il comune gli andava benissimo, ti viene un senatore della Repubblica, insomma, lo pigli volentieri, non è che lo mandi via, no? Ecco. E quindi siamo ancora in buoni rapporti, ci si sente per le feste, ogni tanto ci si sente per altri motivi, insomma, non è che ci siamo persi di vista. Lui non è più senatore, è tornato a fare il suo lavoro da avvocato, quindi insomma. Comunque è un'esperienza, comunque sia. Senti, passando un po' più all'attualità di questi ultimi 2 anni, e quindi di Covid, a quanto ammontano dall'inizio della pandemia i morti, fra i sanitari e gli addetti, diciamo, ai malati di Covid? Allora, io per quanto io ho dati solo per sanitari, Stefano. Comunque, per Sì. sanitari c'è un portale della federazione, ora un mio, insomma, federazione sanitaria, ora mi do il nome preciso, comunque, che le monitorano giorno giorno. E ad oggi io ci ho guardato dall'inizio della pandemia, quindi da marzo del 2020, 2020. sono stati 358 sanitari morti, che sono, insomma, ce ne sono tanti perché. Non c'è solo, insomma, chi muore di Covid negli ospedali, ma c'è anche chi li cura che è morto di Covid. Il assiste che è morto. Ecco, appunto. Dimmi. Dimmi, dimmi. No, No, dimmi è te. una cosa, diciamo, qui io spero che, insomma, che con il vaccino nei mesi a venire se ne esca, ma la cosa la vedo ancora lunga. Cioè, secondo mio parere, questa cosa qui andrà avanti di sicuro almeno fino a fine anno, ma almeno si Ma scavallerà andrà bene. anche l'anno di sicuro, perché sono virus e questi qui, insomma, visto, no? Passa degli anni prima che tu le sconfigga. Con il vaccino è importante, cioè, ora è vero, cioè, parlare di vaccini, questo asino, però insomma, io spero che insomma, si vaccinino tutti e chiudo la parentesi perché insomma, si sta parlando di altro. Ok, senti, hai vinto anche un premio giornalistico, il Di Donato, se non sbaglio. Sì, premio giornalistico di Donato, io veramente. Io avevo scritto un articolo, io cioè, diciamo, collaboro anche con il quotidiano online Articolo 21 e avevo scritto un articolo e c'è questo premio di Donato e premia i dice, più che altro premia i giornalisti, io tu sai bene non sono giornalista, sono l'operaio, però è anche chi aveva scritto articoli erano stati pubblicati su quotidiani giornalistici ovviamente, no? Insomma, io mandai questo mio articolo e diciamo non ho, per il premio, però non ho vinto, diciamo, il primo premio, ho vinto una menzione speciale. Menzione speciale in cui insomma mi hanno dato un insomma sono dovuto andare a ritirarlo laggiù e sono dovuto andare in Abruzzo, ecco, quindi insomma, Abruzzese. ecco, sì, siamo provincia di Chieti, insomma, se non mi ricordo male. E è stato un bel viaggetto. Cioè, poi ci sono andato anche un mio amico giornalista, era stato premiato anche lui. Ci siamo ritrovati a Roma. Poi dopo lui, da Roma mi ha portato lui. Io sono andato il treno fino a lì e a ritirare questo premio è stata insomma una bella soddisfazione per me. Ci E si credo, parla, qui direi. si parla, era il 10 ottobre del 2015, quindi sono passati 6 anni. Dimmi. Marco, io se hai da aggiungere qualcosa, qualsiasi altra cosa, vai Ma tranquillo. io che ti dirò, vorrei che, insomma, io vorrei da parte del governo Draghi qualche fatto concreto per fermare queste tragedie. Io oggi non lo so se il ministro del lavoro Andrea Orlando ha detto qualcosa sul primo di maggio, sulle morti sul lavoro, non lo so perché cioè, fino a prima della diretta non avevo letto nulla, però vorrei anche il ministro. Insomma, qualcosa facesse perché insomma viene insomma sarebbe importante, ecco.
Io Marco, allora diciamo avviandoci alla fine, a parte ringraziarti che lo faccio dopo, io secondo me spero in un futuro che questa tua grande sensibilità, che non è comune, altrimenti sarebbero in tanti a fare quello che fai te, anche diciamo a livello nostro, quindi di operaio, mi piacerebbe, spero tanto che tu possa fare qualcosa, non lo so, e ti parlo in futuro, un libro, qualcosa dove tu possa mettere sopra questa sensibilità. Ci sono tanti libri che veramente non parlano di nulla, io sono convinto che te qualcosa di interessante veramente ce l'avresti da metterci sopra. È un desiderio mio personale, quindi non è una No, richiesta, però sono no. convinto che questa cosa che stai facendo te, almeno a livello di sensibilità, non è comune, prima di tutto, e per come la vedo io, andrebbe valorizzata al massimo. Non è un discorso pubblicitario di farsi pubblicità e farsi belli, è proprio un discorso di sensibilità propria e di trasmetterla agli altri. Ecco, è come un servizio, lo vedrei più una cosa del Sì, genere. certo. Ma che ne so, ci penserò, Stefano, non ti garantisco nulla, però vabbè. Ecco, ci penserò. Ecco. Marco, io direi ci si saluta, spero se c'è qualcosa io sono sempre disponibile, la porta è sempre aperta quando vuoi parlare e ti ringrazio tanto per aver parlato di questo argomento insieme a me e a chi ci vede e nulla, ti saluto per il momento e ti ringrazio ancora per essere stato ospite del mio canale. Grazie mille Stefano, grazie davvero dell'opportunità che mi ha dato, grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao.